Buonasera. Troppi incidenti sulla circonvallazione sud-est hanno fatto scattare il campanello d'allarme. I cittadini, infatti, attraverso una raccolta firme si sono attivati per cercare una soluzione assieme all'amministrazione comunale. L'opzione migliore sarebbe quella di installare due autovelox sulle due corsie di marcia, oppure in alternativa installare un semaforo pedonale in modo da garantire un attraversamento sicuro. Si è concluso ieri il ricco calendario di appuntamenti targati Natale in città. L'assessore al turismo Andrea Lombardi si è dichiarato soddisfatto per la buona riuscita delle iniziative, tra le tante il villaggio di Babbo Natale e la pista di ghiaccio. Non sarebbe stato possibile, ha commentato, senza la collaborazione di Proloco, del Comitato Commercianti del Centro Storico, ma anche della Polizia Municipale e volontari della sicurezza. A loro va il mio ringraziamento. Tanti gli appuntamenti in città per l'Epifania. All'Auditorium Bertoli è andato in scena uno spettacolo di marionette a cura dell'associazione I Burattini della Commedia dell'Arte. Alla Parrocchia della Consolata la Befana Nero Verde, con tanto di lotteria a premi griffati Sassuolo Calcio. Presenta l'iniziativa, organizzata dal Sassuolo Club, lo storico dirigente Nero Verde Remo Morini. Ed ora passiamo allo sport. La Canovi si piega alla capolista Bartoccini Gioiellerie Perugia. Le sassolesi rimangono ancora in corsa per la qualificazione alla pole promozione. Ascoltiamo il racconto della partita nelle interviste. Sofia, troppo forti o comunque ce la potevate fare? Abbiamo avuto dei momenti in cui eravamo lì in partita, eravamo là e potevamo farcela. Altri momenti invece di spegnimento, in cui facciamo troppi errori, e a fine partita si poteva dire che sì, hanno giocato molto bene loro e potevamo fare di meglio noi. Beh, loro hanno dimostrato di essere nella posizione in cui sono, meritandolo. Sì, loro l'hanno dimostrato. Noi comunque potevamo fare qualcosa in più, però loro l'hanno dimostrato, sì. Se facciamo l'elenco delle date di nascita, voi rendete molti molti anni. Sì, loro hanno più del doppio della nostra età, magari in qualche atleta sia tanti anni in più di noi, quindi hanno anche esperienza in più di noi. Noi abbiamo cercato di dimostrare un po' che comunque ce la volevamo fare, anche se alla fine non ci siamo riuscite totalmente. Solo in parte, il terzo set è stato veramente voluto, anche se da parte loro ci sono stati alcuni errori in fondo. Sì, volevamo riscattarci per il nostro periodo un po' calante, e il terzo set l'abbiamo voluto molto e volevamo anche il quarto, volevamo arrivare a 5 set, anche se abbiamo fatto troppi errori e non ce lo siamo guadagnato. Adesso il campionato si ferma, però c'è la Coppa. Sì, adesso la prossima settimana siamo a Soverato e cercheremo di farci valere là. Torniamo a cominciare con i peccati di gioventù. No, cioè sì, però onestamente veniamo da una settimana, se non due settimane, particolarmente difficili, e i peccati di gioventù si vedono di più. Dobbiamo tenere duro perché non è ancora finita la prima fase, e diciamo che rispetto ad altre prestazioni dell'ultimo periodo è più incoraggiante, questo sicuramente. La squadra era fortissima, però il terzo set aveva forse detto che ci si poteva fare. Sì, cioè fortissima è vero, è una, come è successo un po' all'andata, chiaramente noi eravamo in un periodo migliore, è una squadra molto fisica e questo noi un po' lo paghiamo, perché sono grandi, sono grosse e sono forti fisicamente, quindi sicuramente non è un avversario mai semplice da incontrare, anche perché trova soluzioni di forza quando gli altri devono invece trovare delle soluzioni di tecnica, e questo un po' le facilita e chiaramente mette in difficoltà buona parte delle squadre del nostro campionato. Bisogna sicuramente far capo alle forze interne senza guardare la classifica, senza guardare gli scontri diretti delle altre. Beh, noi fondamentalmente lo facciamo sempre, perché noi sappiamo, e l'ho già detto più di una volta, che l'avversario più difficile da vincere ce l'abbiamo dentro di noi tutta la settimana, perché
essendo nuove molte, devono riuscire a fare dei passi avanti che negli ultimi anni hanno sempre fatto. Questa volta sono passi più duri, sono passi più lunghi, sono passi con un peso sulle spalle maggiore, quindi è tutto un po' più difficile, però dobbiamo fare dei passi avanti noi. Non dobbiamo sperare che qualcuno ci regali qualcosa, perché fortunatamente per buona parte della mia squadra la vita pallavolistica è appena iniziata, quindi dobbiamo guardare avanti, andare avanti e vincere la fatica del portare magari questo peso tutti i giorni o questa fatica fisica dell'allenarsi tutti i giorni, e alla quale stiamo un po' prendendo le misure, ma per alcuni è una novità che impareranno a gestire. Spero di potergli dare una mano. Chiudo con una chiacchiera da bar: bisogna vincere a Trento. Beh, vabbè, questo è quello che dice la classifica. Intanto noi per vincere a Trento dobbiamo andare a Trento allenati bene, mentalmente preparati e cercando di fare un passo in avanti. Quindi quello è quello che deve succedere, o quello che speriamo che succeda. Abbiamo 2 settimane per fare in modo di arrivarci il meglio possibile. Sfugge la vittoria anche alle ragazze di Mister Piovani. Iannella e compagne aprono il 2019 con una sconfitta in trasferta contro la Roma. Sabato prossimo partita in casa allo Stadio Mirabello contro l'Atalanta. Grazie per essere stati con noi, anche per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto, l'appuntamento come sempre a domani. Buona serata!